Il 17 novembre 2019 questo canale raggiungeva i 10.000 iscritti. Gasato dalla rapida crescita, quel giorno feci delle dichiarazioni un po' forti. Ho deciso che rifarò per la seconda volta nella mia vita double backflip, ma non basta, state pronti. Ma perché non mi sono fermato al double? Ecco sì, non bastava. Travolto dall'euforia ho anche aggiunto questa cagata. Farò triplo backflip. Luglio 2022, siamo a 95.000 iscritti. Direi che è ora di preparare la baracca. Triple backflip, ragazzi, non è una cosa nuova, è già stato fatto dai fratelli Godfrey nel 2014, altri rider lo hanno fatto su airbag landing, ma l'unica volta che l'ho visto fare con i miei occhi e sulla terra è stato nel 2020. Oh shit! Oh shit! Lui era Lucas Weilemann e da quel crash si è portato a casa un paio di mesi di fisioterapia. Insomma, il trick è tosto, la faccenda va presa sul serio. Per chi mi segue da tempo sapete già come funziona. Qui abbiamo un roll-in, questa rampa di discesa alta 8 metri con un'inclinazione di circa 50 gradi, una rampa di quasi 3 metri ed un airbag di 100 metri quadrati. E la sapete una cosa? Tutto questo non basta. Così ho chiamato il mio ingegnere di fiducia per spiegargli il progetto. Qui dobbiamo rifare tutto più alto, più grosso, ci serve più velocità. Non stavo parlando con nessuno. Ma quale ingegnere, ragazzi? Qui si fa tutto freestyle. In questo momento abbiamo un roll-in alto 8 metri circa che ci permette di fare double backflip in scioltezza con anche delle combo. Più o meno. L'airtime e il tempo in volo sono abbastanza abbondanti, tanto che si riescono a fare quasi 2 giri e mezzo, non 3. Dunque il piano è di alzare la discesa fino a 10 metri, ma tenere la stessa lunghezza di base, il che significa che l'inclinazione passerà da 50 a 57 gradi. Per sfruttare al massimo la spinta della discesa faremo poi un nuovo raccordo con un raggio più aperto. Quindi per i più tecnici abbiamo 2 metri in più di altezza per 7 gradi in più di angolazione fratto raggio di raccordo uguale più velocità. Tutto chiaro? Dopo aver fatto un rapido disegno al computer e calcolato tutto il materiale necessario, ho fatto qualche chiamata per ordinarlo. Allora avrei bisogno 6 pannelli incompensati. Per cominciare, visto che ho già fatto un progetto ben definito, la prima cosa da fare per la miglior gestione dei tempi è verniciare i pannelli che ha portato Ricky, perché verniciare a 50 gradi è molto più difficile. Eccoci, ci siamo, abbiamo recuperato vernici, pennelli ed anche un Ricky che ci dà una mano, eccolo. Adesso che abbiamo impregnato tutto bene, così magari salviamo un po' il legname, abbiamo quel bellissimo rotolone che arriva da CS Print che mi ha preparato un logo di NordVPN gigante, perché anche questo video, ragazzi, è sponsorizzato da NordVPN. Attenzione, il momento più bello di tutti, Ricchini, che togliamo. Allora Ricchi, com'è? Ti piace? Sì. Parte con la sbavata lì, mi ha fatto un casino qua. Se lo cancelliamo con la gomma. Finalmente finito. Sono letteralmente cotto da sto caldo. Vado dentro a farmi una chillata. Nodi importanti, eh. Sai cos'è l'8? No, vabbè, tieni, eh. Guarda che tiene, dai. 21. Dopo aver recuperato tutto il materiale necessario, siamo partiti con lo smantellamento della discesa che ormai era in piedi da 5 anni. Per prima cosa dobbiamo alzare la torre con dei cavalletti. Qual bello. Ok. Ci siamo alzati. Questo rientra nei lavori di merda, eh. Cioè, questo è freestyle vero, ci sporta.
Bello marcio. E drop in 3, 2, 1. La lama. Giornal ninja, eccolo lì. Allora si smantella qua, eh? Ancora capito come. Non avevo considerato le viti di destra. Madonna che paura. Vabbè. Ora che abbiamo l'altezza di riferimento, allunghiamo la discesa e gli diamo una rinfrescata anche al telaio, perché quando è stato costruito non era propriamente dritto. Vai. L'altezza, ragazzi, è fondamentale per prendere velocità, ma tutto diventa vano senza un buon raccordo qua sotto. Tenendo conto che Diego più la bicicletta pesano 95 kg e che scendendo dal piano inclinato 57 gradi, sottoposti all'accelerazione gravitazionale di 9,81 metri al secondo quadrato, considerando il moto di puro rotolamento, Diego raggiunge una velocità finale di 41 km orari. Un Diego lanciato a questa velocità imprime al raccordo una forza pari a 3216 newton. Per intenderci con un'unità di misura più comune a tutti, dividiamo per l'accelerazione gravitazionale e otteniamo 328 kg. Vi sembra assurdo, signori, ma questa è matematica, non un'opinione, ok? Registra anche il mazzo che guarda mentre io sposto una cosa pesantissima. Ci vuole, figo, sì. Ecco. Sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but again away feels like it's been a freaking decade. Ragazzi, la struttura del raccordo deve essere molto solida per evitare anche solo la flessione. Quindi, oltre alle assi da 5 cm, andremo a mettere i ritagli sotto nelle giunture in verticale in questo modo qua, da renderlo ancora più solido. Ricordatevi, tutto quello che flette fa disperdere energia, quindi ci fa perdere velocità. Vedete? Questo raccordo non flette, è perfetto. Ora resta solo da montare la discesa e provare il setup. Dato che la struttura di discesa non deve supportare particolari carichi, useremo questo sistema di fissaggio molto semplice. Quindi andiamo a mettere dei travetti in orizzontale legati col fil di ferro al tubo del ponteggio e poi andremo ad avvitare i pannelli sui travetti. Cioè, tu dirai, no, ho preso un trave lungo da 4 metri e l'ho tagliato a pezzettini per fare i gradini, capito? La discesa è quasi ultimata, ma sta arrivando l'uragano laggiù. Diego in pericolo. Diego veramente in una posizione di merda. This is a very shit work. Potrebbe essere qui. Minchia, l'ho preso. Oh, è venuto figo G-Sport. Bel lavoro. Oh, grazie. 3 giorni di fuoco. Del mazzo, anche Pippo Prosi ci ha dato una mano. Mio babbo. E direi che è ora di provarlo sta cosa.
Provi tu. Prima di finire il lavoro, ragazzi, scrivetemi qua sotto nei commenti, secondo voi, dove arriveremo sull'airbag col nuovo roll-in. I wanna wake up in the morning with someone new. I wanna do the things they say we shouldn't do. I wanna wake up in the morning with someone new. Bello, bello liscio. Allora io vado senza frenare, subito, vediamo cosa succede. Drop me now. È un bel po' più grosso. Ragazzi, funziona, l'airtime adesso è assurdo, la rampa ti dà letteralmente un calcio nel culo verso la luna. Mazzu, devi provarla. Mia mamma non vuole. Se freni sei veramente uno di quelli. Vediamo. Teso? No, dai. Com'era? Tosto, me lo racconto. Sembra andare contro un muro, no? Succede tutto molto in fretta. Ok, vediamo un po' come fare un double flip a questa velocità. Vado. Adesso di spazio ce n'è. Setup qua sotto è pronto per fare triplo backflip, ma dobbiamo far arrivare prima questo canale a 100.000 iscritti. L'impresa è decisamente rischiosa e vi dirò di più, non lo farò su questo airbag. Questa velocità, la rampa è diventata troppo piccola, va bene solo per fare combo in backflip. Salto mi manda fuori di testa, cioè quando vieni giù dalla discesa sembra che stai per andare contro un muro, poi prendi la velocità della Madonna e bam, prendi la rampa e sei per aria, decolli. La verità è che questo salto ci sta portando al livello successivo, perché il tempo in aria permette di fare un sacco di combinazioni nuove e infatti ci sono alcune idee per dei trick inediti. Cavolo, sono troppo lunghi. Sto ancora frenando, dobbiamo per forza spostare l'airbag per mettere in sicurezza il setup. La storia del backflip, ragazzi, è più lunga di quanto credete e vi potrà sembrare assurdo, ma parte proprio dall'Italia. Infatti, secondo Guinness World Record, fu Ancillotti nel 1868 ad inventare i trick e nel 1904 fu il primo ad eseguire un open loop andando sotto sopra a mezz'aria. Ma si dovrà attendere fino al 1984, quando José Yanez esegue il primo backflip in BMX. José era un circense, uno stuntman, sempre alla ricerca di stupire il pubblico. Ed un giorno, ispirato dalla ginnastica, decise di voler fare backflip in bici. Ancora più incredibile pensare che sempre lui fu il primo a farlo in moto. Il primo backflip in mountain bike pare sia stato fatto nel 1986, ma non riesco a trovare né video né foto dell'accaduto. José Yanez è a tutti gli effetti il nonno degli exosport su due ruote. Pensate che solo 3 anni dopo il primo backflip, nel 1987, in un telegiornale di Denver, eseguiva un double backflip atterrando nell'acqua. He's picking up speed and he's up. And what an amazing display by José de Cat Yanez. Potrebbe sembrare insignificante, ma fu una rivoluzione assoluta. Ed infatti ci vogliono altri 10 anni prima che Jay Miron chiuse il primo double backflip durante uno show televisivo. This is Jay Miron. Jay is going to go beyond extreme. Tell everybody what you're going to do. I'm going to throw a double back. No one has ever made it. Hit it. Yeah!
Timo Pritz lo provò in mountain bike nel 2004, ma fu Greg Watts a chiuderlo per primo nel 2006 al 26 Strikes di Leogang. Nello stesso anno, indimenticabile, il primo double backflip in moto di Travis Pastrana agli X Games. Le possibilità sembravano finite, nessuno si immaginava di poter fare più di due giri in un solo salto. Nessuno fino alla mattina del 28 maggio 2011. Mi ricordo benissimo quel giorno. Io 17enne giravo già abbastanza bene ed avevo già provato alcune volte double backflip nella gomma piuma. Dal nulla quella mattina comparve un video sui principali siti del settore bici. Iniziava con un rider che spinge la bici su un rollino in ponteggi. In cima si gira e si vede un salto enorme all'orizzonte, poi la rincorsa e... 1, 2, 3! Cosa? Jed Milden aveva appena chiuso il primo triple backflip della storia. 14 anni dopo Jay Miron si alzava di nuovo l'asticella. Fu assurdo, questo video uscì in sordina, nessuno sapeva niente e cambiò tutto. Io mi sentii di colpo super motivato anche se si trattava di BMX e non di mountain bike. Mi sentivo di dover colmare quel gap che era passato da 1 a 2 giri in più. La mountain bike nel 90% dei casi segue sempre la BMX e questo per un fattore fisico indiscutibile, ovvero le dimensioni. Infatti la BMX avendo il telaio e ruote più piccole consente rotazioni più rapide. Così nello stesso modo di Mildon nel 2014 droppa un altro video sorpresa. Oh cazzo, ma allora è possibile? Ed hanno delle ruote da 26! Questo mi riguarda e come? Ragazzi, nel 2014 era raro vedere double backflip nelle competizioni. E boom, un giorno prima impossibile e un giorno dopo Gavin Godfrey ed Ethan Roberts chiudono il primo triple backflip su un salto enorme. Ancora più incredibile pensare che da quel giorno non l'ha più fatto nessun altro. La storia potrebbe anche finire qui, nel 2014, con Josh Sheenan che chiude il primo triple backflip della storia su uno step up enorme realizzato apposta per l'occasione a Pastranaland. Ma come sapete l'evoluzione non ha mai fine ed infatti accanto a quel salto nel 2015 si accende la sfida tra Jed Milden e James Foster per chiudere il primo quadruplo backflip della storia. Non so se ci siamo capiti, 4 giri. Vi lascio in descrizione il link per vedere il video completo perché ci sono dei retroscena che hanno dell'incredibile. Giù, pingo, e poi 1, 3, 2, 1. Codiaz che secca! È arrivato Elia. Elia Benetton, di qualcosa, dove vieni? Io vengo da Venezia e salto in bici. È stato in nazionale di BMX per un paio d'anni, se non sbaglio. Sì. E adesso invece ha deciso di cambiare perché lui vuole fare... triple back. Esatto, esatto, le cose serie. Nazionale. Le cose serie, ragazzi. Ci siamo, sensazioni qua? Caldino, sto sudando da stamattina quando ci svegliamo. Allora, io sono abbastanza atteso per sta roba, non so te. Diciamo di sì, perché non ho ancora ruotato 3 volte, quindi. Vabbè, facciamo un doppio di riscaldamento e poi vediamo che succede. Il trenino. Ok. È entrata bene sto tavolo effettivamente. La novità è che ieri abbiamo fatto un'altra session e il pannello ci ha abbandonato, quindi l'abbiamo cambiato e adesso si gira molto più veloce. Io sentivo la paura, giravo. Sì. Ma ero alto?
Non è che puoi, sì, ma non è che puoi fare, non so, ascensore? Un ascensore, qualcosa di... Guarda, costava troppo. E poi sai cosa? Così ti alleni le gambe. Avrai ragione. Perché se non ti alleni a salire, poi quando scendi esplodi. Sì, comunque ci stava, secondo me. Ti chiedevi un attimo in più, fine, sei tre e infatti, mezzo, secondo l'ho fatto tutto aperto. Chi va adesso, vai tu? Siamo tre. Tu c'hai la bici piccola, ti tocca. Per darci un po' più di aria abbiamo arruolato un amico di Elia che sta facendo sgonfiare leggermente l'airbag così che si abbassi circa di un metro e avremo quindi un metro in più di aria, diciamo, che dovrebbe un attimo facilitare la cosa. Oltre a questo l'airbag si ammorbidisce ancora di più, quindi se cadiamo rovinosamente non dovrebbe essere così terribile. Dovrebbe andare tutto bene. La teoria funziona, la pratica poi ve la spieghiamo. La pratica adesso bisogna girare e chiudersi. Quando vuoi. Tienila. Gas. Tieni! Oh! Madonna! C'era quasi. Sei vivo? Sì, è vivo, sto uscendo. Grande cavallo! Che botta! Però l'hai tenuta, eh? Eh sì, l'ho tenuta, sì, mi sono accorto. Tocca a me. Sei caldo? Tonico? Vai! Ho avuto un crampo al polpaccio mentre... scappottato. Ogni scusa è valida. Tirato però, eh? Sì. Poi mi sono esplose tipo le mani così e tutto, però vabbè. First try non male. E lì ha dentro di collo. Però il collo è sano. Sì, sì. Beh, meno male che il airbag funziona, sennò cazzo l'ho comprato a fare. Mi sono schiacciato un pochino, ma... Beh, guarda che dobbiamo fare un altro tiro allora. Tu lì sei molto aperto perché non tiri le braccia tanto, no? Allora prova a fare magari un double, che ci fai magari il primo un po' più lento, ma il secondo ti tiri velocissimo. Ok, quindi tipo apro e quando se... arrivo per il secondo chiudo. Sei fortissimo. Okay. Così velocizzi e capisci che tu devi tirare il braccio e abbassare la testa. Ok, quindi la testa davanti al manubrio circa. L'importante è che la abbassi, perché più abbassi più chiudi, più accorci. Ok, più aumenta la rotazione. Io okay. Te lo guardo da qua questo. Yes. Pubblico che dici? Yes. Frullatore. Ho tenuto la testa in su. Però mi piaceva. Era meglio, no? Sì, sì, giravi bello forte. Quindi adesso resto più chiuso. Vai di gas, ti seguo dopo. Canto una canzone che mi ha insegnato G-Sport, fa così: suavemente, desame, besame. Disco party master qua, non che ne sa lui. Manca latina. Che succede? Successo che sono uscito e non capivo più niente. E quando ho tirato in flip ho perso tutto l'equilibrio. Quindi rifai. Sì, non so se spingendo troppo all'inizio, perché ho detto adesso tiro forte, ho smorzato. Quindi devi arrivare in cima, carico e proprio esplodere e fare... Sì, secondo me adesso l'ho fatto, ma più basso, tipo a 50 centimetri. E quindi esatto, ho fatto così e non ha girato. Another one. La ruota in faccia ho preso. Oddio. Sei andato sulla bici? No, ma perché era così lontano? Yeah! What? Let's go! No! Che succede? Mettiamo i motori in off per far sgonfiare un po' gli airbag intanto che Elia si prepara. E... eri un po' aperto, primo che hai fatto era più bello. Cosa è successo? Perché sei arrivato così lungo? Abbiamo rotto l'airbag di nuovo. Ma che casino. No. Eh sì, c'era già rotto. Abbiamo peggiorato la situazione. Anche le palle. Ma sia le palle che l'airbag si riparano, sei tranquillo. Mia, sono atterrato in flette. Come cazzo? Cioè, ho atterrato sull'airbag, ho droppato, ho pa! Ragazzi, finalmente abbiamo la certezza che il setup funziona. Tanto c'è Elia che si scalda a fare delle cose. Ne ero abbastanza sicuro, ma finché non fai le cose, you never know, bro.
Let's do it! Finalmente abbiamo raggiunto i 100.000 iscritti! Sono voluti esattamente 3 anni, 2 mesi e 14 giorni, 250 video ed un hackeraggio del canale che per fortuna non si è più ripetuto. Ma adesso mettetevi comodi perché in questo video vedrete un triplo backflip, o almeno spero, in realtà non lo so, non l'abbiamo ancora girato. Come detto nel primo video, il trick è molto pericoloso e vi ho anche fatto vedere cosa succede se si sbaglia. Dato che è già stato fatto sulla terra e non ha senso rischiare le penne, la soluzione che ho escogitato è quella di farlo su un atterraggio gonfiabile. Oh. Dai su ragazzi, se volete vedermi morto potevate dirlo subito, eh. Che sia su un atterraggio vero o gonfiabile, ragazzi, non fa differenza. Non sarò il primo ad averlo fatto, né vincerò nessun premio, però il gesto atletico sarà lo stesso. Ecco sì, c'è solo un problemino. Qui dietro, nella zona di uscita, c'è l'orto di mio fratello. Quindi prima di piazzare il landing dobbiamo fare un po' di pulizia, sperando poi di non finire in pollaio. Dopo giorni di cercare airbag landing non troppo piccoli né troppo stretti, finalmente sono riuscito a trovarne uno dal mio amico Emanuele Angius. Lui fa freestyle motocross e da qualche tempo si è fatto questo atterraggio gonfiabile per velocizzare i tempi di allestimento. E io sono andato a prenderlo da pronti. Ci arrivi fino a casa però. Ci proviamo. Sabato, mandiamo. Ti hanno fatto svegliare presto oggi? Ma sì, dai, 7 che taglio la linea. Ah, infatti si chiedevano tutti cosa stai facendo e tutto sporco il segreto. Colpo di scena, venerdì mattina, è tornato lì, ragazzi, è caldo come il fuoco. Sono partito alle 6:30. Porca miseria che impegno, da Venezia. Sì, da Venezia. Adesso andiamo subito all'opera che dobbiamo aprire l'atterraggio. Dai, eh. Ci servono più manico. Sì, pare che contro i pronostici, con un poco sudore, guarda qui, ce l'abbiamo fatta però. Attacchiamo la spina, va. Caro Eli, hai visto cosa ti ho portato a fare? Mi piace, eh? Sì. Niente, ragazzi. Dunque, oggi sposteremo di nuovo l'airbag avanti, lo pieghiamo a metà, così gonfiamo l'altro, facciamo ancora un po' di prove e domani è il giorno, domani si manda solo. Tra l'altro dovrebbe venire anche Pippo, Ian, Mauro, tutti che vogliono fare double flip. Guarda la linea, dove è atterrato? Dritto al gonfiabile. Ehi, capito più o meno dove? Vuol dire lì? Sulle pietre. Certo. A parte i guardaline qui che non si applicano. Abbiamo questo range di spazio per atterrare che va da questo picchettino qui fino alla seconda riga dell'airbag che sta qua. 3 metri di spazio, domani dovremo mettere landing perfettamente in quel punto. Se no Elia mi si incazza. Duro. E adesso devo girarne 3. Ale. Primo giro disastroso, però guardando il replay ci stavo, quindi molto molto bene. It's my turn now. Let's go, let's go. Tira. Oh my god, colpo di scena. Che cacchio è? Bella Diego! Tag the gas. La tengo, ma sapevo che non ci sarei arrivato. Io stavo andando bene, ma proprio sull'ultimo ti sei aperto ancora di più. Ti ho detto non ci arrivo. E quindi perché non capisco di... perché non ti sei girato. Non riesco a farlo. E tanti diranno: oh, me l'ho fatto sull'airbag. Fatelo voi. Perché poi c'è gente che anche dice: ah, vengo, lo provo anche io. E sì, però. E magari ci riesce anche. Forse sì, forse no. E io non sono molto convinto. Forse muore. Pare. Vabbè, io penso che ne faccio ancora un paio a questo punto. A posto? Volevo dire che l'airbag fa male. Mi sento la faccia sgarbellata. Si è abbassato tipo. Sì, c'ho il collo veramente distrutto. Ho voluto fare questo tentativo per essere sicuro di avercelo domani. E infatti ci ho creduto proprio fino all'ultimo. Per un attimo pensavo di riuscire ad atterrare e andare via, ma purtroppo in quel momento mi si è piantata la ruota avanti, ma ho sbalzato completamente di faccia diretto. Questo mi dà fiducia perché praticamente era chiuso. Su un atterraggio sarebbe perfetto atterrato. Bon, per oggi è tutto. Io mi sono spiattellato la faccia sul gonfiabile. Ci vediamo domani. Allora ragazzi, sono arrivati i 3,
diciamo prescelti che ho selezionato dai commenti sotto del video precedente. Abbiamo preparato per loro un welcome package. Come a consegnarglielo? Allora, uno, lui, subito, va che colpo di scena. Gli abbiamo già imbustato la roba perché è arrivato prima. Ce l'abbiamo qua, un pacco per te, completo. Uno per te. Grazie. Tra l'altro loro due sono veramente quelli che guardano tutti i video, perché io trovo sotto tutti i loro video un commento, sempre. Ci abbiamo cose in comune, piacere. Allora, siete per vedere delle cose incredibili. Ho raggruppato tutta la cricca qua dei matti. Andiamo di là. Ti facevo più alto. Lo so, sono un nano del cazzo. Berro con no, questo jump. Dio, sembra molto in piedi, figa. Però io mi sto un po', ecco, cagando un po' addosso. Però proveremo. Sono pazzi. Vespertigo, levati proprio. Tremano le mani. Non lo so, vediamo, vediamo. Pure a casa mi vengono a chiedere le foto. Ma te ne fate 100 di foto poi. Sì. Allora, stiamo scaldando un po' di double veloci. Elia sta preparando le sue robe. Ian è salito sul roll-in. Adesso andiamo a casarlo perché non è molto convinto della baracca qua. Però c'è Pippo. Adesso mi chiudo in me stesso e faccio double. Va bene, eh? Oh! C'è il rischio di decapitazione alto. Adesso è pronto. Aspettiamo che gli danno l'ok. Infatti siamo qui. Deve essere arrivato. Io di backflip nella mia vita ne ho fatti tanti, ma giuro che così mai. Oggi è molto tesa la situazione, molto molto. Ora, tecno muro pronto per fare primo double sull'airbag piatto. Sono troppo piccole ste bici, raga. Yeah. Ma lo senti proprio perché senti il colpo, arrivi qua e quando arrivi qua senti la testa. Senti la testa che ti tira. Bravissimo. Senti la testa che ti tira sul secondo perché hai già visto il landing e vai. Sei allegro? Sì, dai. Ah, dai. Vabbè, già hai fatto dei progressi, cioè droppato, fatto no, cose. Sono partito da quasi a morire, quasi volevo provare un trick. Vabbè, già. Oh. Qua ragazzi non si muovono, cioè io sono impaziente, sto aspettando da due ore che finiscano di fare le loro prove. Io dico che è il momento. Anch'io dico che è il momento. Back in my bag, yo. Conscious. ISO. Dumb. Back in my bag and I got a brag, I do this shit for real. And we was down and we had no. Ultimamente non è morto più. Put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in the pair of hills. Yeah, she be riding. Ian, cosa ne pensi? Ciao, ma che secondo me è piccolo. Piccolo? Lascio pensare ai cavalli, c'è una testa più grande. Niente. Bene. Che emozioni provi quando vedi questo? Nessuna. Lo lascio aprire volentieri. And we Riley, just that back in my back flow, we back again so highly. Just that back in my back flow, we back to change the climate. Settiamo praticamente quasi pronto, dobbiamo fare un paio di prove per vedere la distanza esatta dell'airbag e aprire un po' le valvole laterali per capire se rimbalza oppure no, altrimenti se è troppo rimbalzoso sparo via una volta che sono atterrato. Sono quasi smaronato, sono finito dentro tra la sella e la ruota così. Proviamo ad aprire un po' queste due qui.
Io ho troppato e boom, ben flip morbido. Vuoi provarlo? Sì, no, per saltare non lo so. Però triplo no. Effettivamente era un filo duro e mi sono quasi scoglionato per la ruota della sella. Abbiamo il feeling, faccio un altro flip dritto e poi iniziamo a spinnare duro. E io ti do un consiglio che ti ho visto abbastanza slanciato all'atterraggio. Non finire nella tana dell'oca che quella ti sbrana. Andiamo con il doppio giro. Pioppo? Adesso ci sto pensando, mi fa la caviglia. È da ieri sera che ho tirato due botte per provare double flip, ma diciamo che double flip non lo facciamo oggi. Allora, double per double, ok? Morbido, morbido. Dai Elia! Da costruttore tester cosa dici? Tutta roba, bello bello. Da ingegnere cosa dici del setup? È una bella manifestazione. Questo salto non lo farò mai. Bene. No, let's go, Pioppo! Che paura! Ci ho fatto male dalla Madonna perché sono caduto sulla bici come un coglione. Troppo facile. No, è troppo infatti difficile. Ti smonta mentre salti, cioè, incredibile. Dai che c'è sto double. Mm. Dai. Mm. Non ci ho creduto, però ci ho creduto e alla fine ha funzionato. Madonna, se arrivo io non arrivo neanche alla linea rossa. Cosa ne pensi? Faccio pensare alle mucche che c'hanno la testa più grande. Oh, ancora! Come lo vedi? Con gli occhi. Ok. Paro. Cosa è successo? Cosa è successo? Cioè, sei arrivato così, eri troppo in avanti, devi stare aspetta, più guardo. Porca Dio, storto. Eri perfetto. Storto, storto. Next one, è perfetto. Sono emozionato, molto. Figa. Ferro è non pensavo non andasse, figa, ci sono rimasto male. Anch'io. Io giuro non pensavo. Non l'ho neanche filmato. Guarda che facce, tutte una più sconvolta della. Cosa ne pensi? Lascio pensare gli elefanti che hanno la testa ancora più grande. Prima in assoluto di Tacnomuro. Tana pulito. Porca molto miseria. Non me l'aspettavo anche questo che lo facesse. Perché tutti perché, partono da zitti. Perché zitti. Me te non ascolti. Ma cosa questo dici? Questo se l'aveva detto tutto qua. Io ho sentito che ero over. Ho detto mi apro, mi apro, mi apro. Poi ti ho sentito allora. In the 90s, we was watching Ricky Lake. We was eating top ramen, no, a TV dinner plate. Made that couple dollars, so I probably get the steak. Go on, my dad, John and Venice. I told Quentin, I'll be late. Hey, I'm so bad. That's the part of the middle flip. Dai Ferro che è tutto tuo! Questo è il suo manager, che dici? È pronto ragazzi, ce la sente, ce la fa. Si è impegnato fa. Tanto, ha lavorato un sacco quest'anno, vai, spero. Tieni, tieni, tieni! Ah! Hai mai visto chi c'è qua, qua davanti a te? C'è Pippo che gli rode il culo, guarda. Oggi non male. Ma poi a un certo punto è sceso e fa: no, io mi fermo, c'ho il disco storto. Cioè, che scusa. Ma se, cioè, ma... Adesso vai su e lo fai. Adesso vai su. Vai Gibi, vai Gibi, vai. E Ricky? Ricky cosa fa? Ricky, dai, ma c'è. Dopo faccio la discesa piccola. Attenzione! Yes! Madonna mia! Ah, che nervi! Che cazzo! E tra l'altro eri over, sì. Check, 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 check! Let's go! Sai che ce l'ho? Ce l'ho.
Diego sta per droppare. In teoria è quello buono, speriamo. Par. Dai, che buono! Grande, grande, Diego. Sì, preciso. Grande, ah. Grande Diego. Che tensione, ragazzi. Che lavoro. Grande, grande. Come che ti dica, sarebbero solo beep. Il problema è che se mi capita un salto qua in un contest, watch out. Meglio sotto aspettarti così. Finalmente è andato. Un altro traguardo raggiunto per dimostrarvi che tutto è possibile. Un grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno aiutato in questa impresa e che mi aiutano da sempre. Voi siete la mia motivazione per continuare. Vi voglio bene. Bastardo, mi è arrivato sulla schiena. Che sì, questa sì. Baraccata è finita. Vi siete divertiti? Emozionati. Sì. Sì. Oh! Incredibile. Colpo di scena è questo, 1 milione di iscritti, quadruplo backflip. Oh! 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 Unfollowate, ragazzi, iscrivetevi. Io che adesso li vado a comprare in Cina. Awesome.